Siamo all'ingresso della mostra fotografica nel locale di Rinascimentiamo a Viterbo, in piazza San Simeone. Questa mostra fotografica sull'India, India sguardi di un viaggiatore. Perché? Perché sono i miei sguardi sull'India. Sarà e rimarrà praticamente da oggi, sabato 24, sabato e domenica, e il prossimo weekend fino al 2 ottobre, 30 settembre, prima il 2 ottobre. E la mostra verrà, oggi viene accompagnata anche da un aperitivo indiano con delle cose particolari. La mostra è visitabile negli orari indicati nella locandina. E io cercherò di essere presente sempre, in modo che se qualcuno vuole delle spiegazioni al di là di quello che già ci sono scritte sul libro, potrà anche chiedermi direttamente. E il libro si può comprare qui? Il libro si può acquistare qui, e acquistandolo qui in galleria si ha uno sconto particolare, per cui verrà dato il prezzo particolare. Questa è un'immagine che io ho scelto come immagine del libro di copertina, perché sguardi, questa donna guarda lontano, ha una posa assolutamente elegante, ieratica, in cui esprime tutto, esprime spiritualità, esprime rilassatezza, esprime un senso di pace. A me dà l'effetto come fosse la speranza del domani che cambierà, non mi fa questo effetto? Da persona che poi vive in un'altra nazione. Sì. Però fa l'effetto come dice, verrà qualcuno per sì. Chi mi possa aiutare, non lo so. Poi, da questo sentimento. Poi anche i colori, li trovo molto. Classico arancione. Credo. Classico arancione, sì, come sì, quello dell'India. E poi una donna anziana perché i capelli. Sì, una donna anziana che probabilmente in questo caso lei chiedeva l'elemosina, ma in realtà era la guardiana di questo tempio sulla montagna, e quindi diciamo che durante il giorno puliva con questo falcetto le erbacce fuori dal tempio, e poi sta lì in questo momento posizione di riposo. Di riposo. E diciamo che io con questa mostra ho voluto rendere in qualche modo quello che è un'immagine vera, reale dell'India, che non è soltanto i monumenti o quello che uno vede nell'ambito di un viaggio, ma cercando di entrare nello spirito dell'India, nella spiritualità, perché ho ripreso poi immagini particolari che riflettono anche delle situazioni particolari. E in questa ottica devo dire che dell'India quello che poi colpisce sono fondamentalmente i colori, gli odori, le sensazioni che uno prova, e io attraverso questa mostra ho voluto in qualche modo trasferire e trasmettere quello che io ho sentito, quello che io ho provato, per proporlo a chi, accostandosi a vedere queste immagini, può ricavare le stesse impressioni che io ho avuto. Qui dà tante sensazioni che magari uno che sta in Italia non le prova, perché no, non vede perché certe... devo dire che fra l'altro l'India è un paese particolare, io ho viaggiato molto in tutto il mondo, però quello che mi lascia dentro l'India non me l'hanno lasciato altre cose, cioè è come dire le sensazioni che uno ha provato, gli odori che uno ha sentito, quello che ha visto ti rimane appiccicato alla pelle, perché l'impatto può essere anche duro, un po' violento, no? Perché è un impatto difficile. Io ho scritto anche nella preparazione del libro che all'India bisogna avvicinarsi senza preconcetti, senza pregiudizi, ma rendere e vedere quello che è. Accettare quello che ti dà, perché te lo dai naturalmente. Quello la vita di tutti i giorni popolare. Tanto se uno l'affronta con un atteggiamento, diciamo, privo di pregiudizi, sì, sì. Altrimenti è difficile, anche perché quando vediamo delle scene, diciamo, di miseria, di tanta gente che chiede l'elemosina, diventa difficile, insomma, accettare. Per chi ci guarda sì? Col video, mi dice il suo nome, diciamo la... Io mi chiamo Salvatore Liberti. E di dove è? Sono di Roma. È romano. Sono di Roma. Ho fatto altri libri fotografici, ho scritto anche delle cose su resoconti di viaggi,
e in questo caso appunto essendo una selezione di foto che ho fatto nei miei viaggi sull'India, ecco, cerco appunto attraverso queste immagini di trasferire e stimolare anche per chi le vede il desiderio di conoscere questo grande popolo, questo grande continente, anzi un subcontinente, che ha tante sfaccettature, ha tante cose da dire e con cui ci possiamo confrontare. Vogliamo vedere qualche foto insieme? Certo, voglio chiedere. Le indico io. Qui siamo a Haridwar, che è una delle città sacre dell'India. Questa è una foto tipica di un sadhu che probabilmente stanno vedendo una moneta che hanno acquistato, perché c'è un mercato qui vicino e sta mostrando, penso, una moneta, così un po' incuriosito. Sì. Questa è sempre di Haridwar, purtroppo è una scena di miseria, perché è una persona, come si può vedere dall'immagine, priva di gambe, sono soltanto il busto, che chiede l'elemosina, e devo dire che è difficile appunto confrontarsi con questa realtà senza provare un senso anche un po' di vergogna per quello che noi abbiamo quando vediamo poi gente in queste misere condizioni. Anche commozione questa immagine. Questo invece è un... Qui vincono i colori, come diceva lei prima. Il cromatismo di questo. Sì. Questo qui è un bacino di acqua che scende da una montagna e forma praticamente queste conche di acqua dove vengono a fare le abluzioni, in questo caso le donne, perché l'acqua scende da una montagna che ha una roccia a forma di testa di mucca. La mucca è sacra. Sacra, certo. E quindi l'acqua che scende da questa montagna viene considerata un'acqua sacra e forma questi bacini d'acqua dove le donne vengono si immergono a fare le abluzioni, si lavano. Sì, sì. E poi anche i bambini, vedo. Anche i bambini. Certo. Avviano il bambino poi a bagnarsi in quest'acqua sacra, sì, diciamo. Quindi certo. È un avviamento anche per loro. Qui è il lavoro. Qui praticamente vediamo una bottega tipica di un villaggio dove c'è un po' di tutto. Un barbiere, c'è il barbiere, c'è quello che stira, c'è gente che aspetta per conversare, aspetta il suo turno. Guardi che cosa particolare questo signore sulla sinistra che mette la mano sul piede. Sì, questa poi è una posizione curiosa. Ecco, qui devo spiegare, queste due foto danno un po' l'idea. Questo è uno dei Ghat, questo è il Manikarnika Ghat, che è il Ghat dove fanno, i Ghat sono delle scalinate che scendono fino al fiume, fino a Gange, e in questo Ghat fanno le cremazioni. 24 ore su 24, i corpi vengono portati su delle barelle dai dom, gli intoccabili, vengono deposti, prima vengono bagnati nell'acqua del Gange per purificarli, poi vengono deposti su queste pire crematorie, il figlio maggiore accende il fuoco della pira, brucia, ci mette 2 o 3 ore circa per bruciare il corpo, poi tutto quello che rimane del corpo e della pira crematoria viene gettato nelle acque del Gange. Perché è importante? Perché Varanasi, o Benares, è considerata la città sacra per eccellenza per gli induisti. Morire a Benares per loro li libera dal ciclo della moksha, il ciclo delle reincarnazioni. Tanti anziani in cattive condizioni di salute che stanno per morire vanno a Varanasi affrontando viaggi anche lunghi, anche di qualche mese, aspettando di morire a Varanasi, e nel frattempo vivono di elemosine, perché appunto morire a Varanasi, e quindi è facile incontrare situazioni di questo tipo, di persone che vanno appunto a Varanasi per potere... Sentono già vicino alla morte, si avvicinano. Ma questi fumi sono... Sono i fumi dei fondi delle cremazioni. Che poi lì diventa una cosa normale, perché
per noi sarebbe chissà che cosa. È normale, infatti si dice che qui c'è un incontro tra la vita e la morte vissuta praticamente pubblicamente, non esiste come nei paesi occidentali. Non vediamo niente, in effetti, no, fuori crematori. Qui tutto viene fatto all'aperto, la vita e la morte sono momenti. Sì, sì. Cioè vivi anche la morte in quel momento. Sì, sì. Infatti qui vediamo per esempio da queste scalinate, da questi gatti, vediamo che la mattina durante il giorno scendono a centinaia, a migliaia per fare delle offerte al fiume, per lavarsi, fare delle abluzioni, un'acqua che per noi è un'acqua, diciamo, non potremmo neanche toccarla, ci creerebbero diversi problemi dal punto di vista igienico proprio, sì, sì. Per loro l'acqua del Gange è l'acqua sacra, sì, sì, quindi, purificatrice, per cui anche se ha questo colore marrone, quindi forse il fango. Questa invece è una pietra particolare. La chiamano la palla di burro di Krishna. Krishna è una delle divinità indiane. Perché? Perché secondo la leggenda Krishna amava molto il burro. La mamma glielo nascondeva. Allora lui un giorno ha rubato dal barattolo di casa una palla di burro ed è venuto qui per mangiartela, solo che gli è caduta ed è si è formata questa roccia. È molto grande, mi sì, pare, vero? Sotto c'è una la proporzione. È vero, sì, sì. Ovviamente è una leggenda questa. Certo, però è piacevole, sì, almeno arricchisce la storia indiana. Questa è una foto, se metti di qua forse la vedo meglio. Sì, c'è dei riflessi. Perché c'è una luce bellissima al tramonto. Sono due indù che stanno lavando le luciotole con cui hanno chiesto l'elemosina. Mi ha colpito molto questa composizione, un comportamento quasi ieratico, pieno carico di spiritualità, che si legge anche attraverso i movimenti del corpo e attraverso la luce riflessa del fiume. Qui c'è l'arte. Questi sono dei pellegrini che scendono praticamente da un tempio dopo aver fatto le loro offerte alle varie divinità e aver recitato, perché la cerimonia si chiama la Puja, dove portano delle offerte in India sono tantissime divinità, c'è un unico Dio, sì, sì, sì. Tante divinità, e i vari templi sono a Shiva o a Vishnu ad altre, a Krishna. Vedo anche colori ricorrenti, no? L'arancione e il blu, a parte proprio, tipico loro, questi bambini deliziosi. Questa è la foto tra quelle che io preferisco, perché i visi di questi bambini sono una cosa questa è meravigliosa, straordinaria. Allora, che cosa rappresenta? Era un giorno di festa, il 21 marzo, che praticamente per noi è il giorno di primavera, per loro il primo giorno di primavera coincide con il loro capodanno. Allora, la loro usanza vuole che in quel giorno si debbano lavare con dei saponi vegetali, con delle cose che purificano il corpo, e poi si cospargono il corpo con degli oli, di sesamo, oli essenziali, e rimangono tutto il giorno con il corpo cosparso di olio. Perché è un giorno di festa in cui devono dare ben un augurio, diciamo, all'ingresso del nuovo anno. Sì, sì. Questa pure è molto bella, sì. Questa è anche un'altra la foto. La bambina, poi sono belle, le bambine molto belle. Uno sguardo profondo. Sì. Purtroppo queste sono delle immagini che però esprimono una realtà particolare. Questa donna probabilmente era una sposa bambina, perché in India esiste il concetto delle spose bambine che vengono date in spose a persone anziane, sì, sì, che muoiono, loro rimangono vedove, quando rimangono vedove vengono cacciate dalla famiglia, non è che le famiglie le mantengono, vengono cacciate e buttate in mezzo alla strada e quindi possono vivere soltanto di elemosine, o vanno in degli ashram che li accolgono o vivono di elemosine. E questa qui era una sposa bambina che è rimasta vedova, che a sua volta aveva una figlia che probabilmente è destinata a vivere la stessa esperienza. E vedere questa bellezza
che poi sfiorisce, mette molta... E non ci sono associazioni locali che aiutano stranieri, vanno a aiutare questi ragazzi? No. Perché sono anche tante persone. È una realtà proprio tipica, infatti in quasi tutti i templi, all'uscita dei templi, ci sono tante di queste persone che hanno la morte. Questo è il libro che ha fatto lei? Questo è il libro dove sono raccolte, qui vediamo soltanto, sono 15 foto, nel libro sono un centinaio di foto e nel libro ogni foto è accompagnata, come lei potrà vedere, da una spiegazione su quello che rappresenta, sulle realtà che vengono, questo è quello che spiegavo prima a proposito. Guarda che volte, sono proprio belle. Beh, sì. Questo è il mercato del pesce all'aperto. Anche però nella sofferenza vedo che sono belle immagini, bei sguardi. Sì, le persone forse... Ho cercato di cogliere l'essenza interiore, no? Attraverso gli sguardi, attraverso... Credo che la esprimano bene però, perché lei ci è riuscito molto bene. Spero di sì. Questa è una ferrovia. Queste sono delle bambine, questa è una foto secondo me evocativa, nel senso che gli studenti, i giovani sono il futuro. E questa ferrovia è come se fosse un passaggio verso il futuro, è una via, un sentiero che porta al futuro ed è il futuro dell'India che è nei giovani. Lei vede queste bambine poi con tutte queste trecce. Perché loro usano a portare questi capelli lunghissimi a treccia che vengono poi uniti con dei fermali, con dei fiori. Vedo che sono vestite anche uguali, quindi sono studentesse. Appartengono alla stessa classe, alla stessa scuola. Ah, qui c'è il lavoro vero. Questa è la risaia delle mondine che montano dalle erbacce, le piantine del riso. Questa è una tipica immagine di un mercato dove risalta molto il cromatismo. Se lei vede ad esempio il sari di questa donna, che anche in questo mercato di strada ha una sua particolare eleganza, ha gli stessi colori anche della maniera delle cose che vende, sì. È la prima cosa che mi ha colpito quando lo vedo, perché poi infatti è un po' un quadro, diciamo. Sì, sì. Con l'atteggiamento che ha di modestia, no? Tutto bello. E poi questi mercati danno un certo di rilassatezza, non sono come i nostri mercati dove uno si sente. Sì, sì. Sono tranquilli, diciamo. Buonissimo, ha cucinato lui.